La 19esima giornata riportava l'Unet Eurocup Boost Arsizio tra le mura amiche del Palla Yamamay ad affrontare le toscane del Bisonti Firenze. Dopo un primo periodo difficile per la squadra di Mencarelli e tra le eliminazioni in Coppa Ceva e le sconfitte con Legnano e Conegliano, le farfalle centrano un'importante vittoria casalinga per 3-1 che sblocca la classifica della Samsung Galaxy Volley Cup. Dominato il primo set con altissime percentuali in attacco di Gennari e Barci, portato a casa anche il secondo, con Firenze che però piano piano si sveglia con Alberti di Giulio più in palla delle rispettive Milos e Santana e di terzo parziale riapre la partita sul 2-1. Quarto set combattutissimo fino al 15 pari, fino a che Alessia Orri in battuta porta un parziale di 5-0 che non lascia scampo alle bisontine. 20 punti di Sorokaite non bastano alla squadra di Caprara per uscire dal Palla Yamamay con qualche punto, mentre le ragazze di Mencarelli tornano a giocare di squadra con 18 punti di Gennaro in gras polvero, 16 di Valentina Diouf e 15 di Michel Barch. Vittoria che rilancia le farfalle sia in chiave playoff sia per le Final Four di Coppa Italia, mentre Caprara avrà tempo per lavorare ancora per il rush finale in vista della sfida con Modena. Sì, è stato un periodo molto difficile, molto duro e oggi dovevamo vincere per riprenderci il quarto posto e così è stato. Sono davvero felice della mia squadra che sia andata così e il fatto che noi non molliamo.